Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'acquario o ascendente acquario. Andiamo a vedere cosa succederà nell'amore nei prossimi giorni, 8-10 giorni, quindi sia che tu abbia una persona in mente, sia che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere prima di tutto come stai tu e come sta la persona di tuo interesse o la persona che può arrivare, va bene? Ok. Allora, andiamo a vedere acquario, amore nei prossimi giorni. Andiamo a vedere prima di tutto la tua energia, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario nei prossimi giorni. Amore acquario, ascendente acquario. Acquario, amore. Allora, andiamo a vedere come vanno a stare in amore le mie ragazze dell'acquario, ai ragazzi. Page di coppe. E due di bastoni, 9 di coppe. Io qua vedo che tu sarai molto contenta in amore. Io ti vedo appagata a livello emozionale. Qua c'è una persona assolutamente. Qua c'è una persona che ti dichiara amore, un page di coppe. Tu vedi la possibilità, te la prendi con calma però. Qua vedo che va tutto bene perché c'è un 9 di coppe che mi parla di un appagamento emozionale tuo. A prescindere, e ti fai corteggiare anche di questa persona, cioè ricevi l'amore di questa persona, allo stesso tempo te la prendi con calma per eventuali possibilità future. Ti vedo molto bene in amore, eh? Vediamo energia positiva. Se non c'è nessuno, qua vedo 100% una persona nuova, ma tu te la prendi con calma, eh? Ok. Energia positiva per l'acquario in amore. Il Papa addirittura. Forte energia del toro. Qua arriva in amore, ragazze mie, qualcosa che è veramente una persona veramente di spessore, eh? Con cui tu puoi vedere anche a lungo termine. Io vedo che va tutto tranquillo, te la prendi con calma, perché questa persona qua c'è il Papa al positivo che mi indica sia del fatto che tu te la prendi con calma perché ci sono le tue priorità prima di tutto, che hanno a che fare sia con il tuo lavoro, i tuoi talenti, ma anche con l'amore, c'è tutto in equilibrio. E poi in positivo il Papa mi parla di una persona di un certo spessore che ti incanterà. Vediamo energia negativa, quale può essere il blocco? 9 di denari, il tuo essere molto autonoma probabilmente, il tuo non lasciarti andare mai completamente, un po' di, come dire, è difficile per l'acquario aprirsi all'altro in modo totale, perché l'acquario è un amore onnicomprensivo. E può essere questa tua reticenza un po', ecco perché te la prendi con calma. Oppure possono essere questioni lavorative tue, io credo che siano tue, un po' di blocchi. Cioè, il blocco è relativo però, eh? Oppure di questa persona. Vediamo un po' l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Energia di questa persona nei tuoi confronti. Acquario. La morte. 8 di bastoni. Il 4 dei denari. Allora, questa persona ti vuole assolutamente comunicare un cambio che ha fatto. No, magari non lo farà in modo totale per questioni lavorative. Va bene? Vuole qualcosa di serio e veramente importante con te. Magari non lo farà in modo totale per questioni lavorative che lo possono bloccare, oppure perché sta affrontando delle sue paure prima di confessarti tutto. E se è una persona nuova, qua abbiamo energia dello scorpione, anche della vergine. Se è una persona nuova, io vedo che questa persona ci sarà un avanzamento, però va tutto un po' più lento per questioni lavorative oppure un po' di orgoglio, tue o da parte di questa persona. Io credo siano un po' tue. Perché questa persona, oppure di questa persona, dipende energia specchio, eh? Quindi, però vedo una bellissima energia, eh? Vediamo un po' l'energia finale in questi prossimi giorni per l'acquario. La temperanza. La regina di spade, vedi? Tu sei che detti proprio le regole. 4 di coppe. Allora, io qua vedo che la cosa va con calma, perché tu metterai alla prova questa persona, perché sei un po' demotivata a livello emozionale. Va bene? Però tutto fluisce, ok? Qua la regina di spade sei tu. Tu, tutto, può essere che tu abbia a che fare con una persona.
che abbia da lavorare, abbia delle responsabilità o un po' di orgoglio o tuo da parte di questa persona. Fatto sta che io vedo comunicazione e vedo che tutto fluisce, va un po' più calmo, va un po' più piano perché tu metti alla prova questa persona. Perché magari è una persona che per motivi di lavoro ti può mettere a un lato, sei tu che metti un po' a lato questa persona perché hai le tue priorità lavorative, responsabilità professionali, le tue cose e quindi piano piano vedi come va con questa persona. Fatto sta che comunque tutto sommato è una buonissima energia. C'è il Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, Acquario come te. Sì, vediamo un po'. Io voglio chiarire un attimo questa carta. Che c'è il 4 di coppe? Anzi, prima di tutto il 4 di denari. Perché c'è il 4 di denari qui? Ti do anche un'altra interpretazione. Qui c'è una persona che non ti ha mai dimenticato e per orgoglio non te l'ha detto. Io vedo che te lo può dire in questa settimana, in questi giorni, però tu gliela fai sudare. Questa è un'altra cosa, eh? Vediamo il 4 di denari. 10 di coppe. Una persona che non può assolutamente dimenticarti. Qua c'è una persona che si sta tenendo tutto dentro il fatto che ti ama. 4 di coppe. Di coppe, sì. Qua tu hai una persona che ti prenda seriamente e che sia del tuo livello e del tuo spessore, animico e di fatto. Io vedo che tu la farai parlare, c'è un equilibrio qui che viene raggiunto, c'è una sanazione, va tutto con calma, va tutto lento affinché tu possa guardare l'orizzonte con più calma. Però qua c'è, va bene? Andiamo a vedere qual è la profondità di questa persona nei tuoi confronti. Cosa ti vuole dire, cosa ti dirà questa persona per l'acquario? Sto male senza di te. Sto male senza di te. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Qua c'è una persona che grazie a te è diventata migliore e che sta male senza di te. Un'altra carta. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Molte di voi siete voi che ve la prendete veramente con calma perché avete delle vostre responsabilità. Questa persona, per rispetto anche o per orgoglio, si sta tenendo dentro tutto perché magari gli date un no, ok? Però fatto sta che voi lo mettete alla prova, eh? Ok. Vediamo cosa dice l'oracolo per l'acquario. Pace, vedi? C'è molta tranquillità al mare. Mi confermano che c'è proprio un lasciarsi fluire, tutto arriva con calma. Vi vedo prendervela con calma. Tutto ciò che brilla, riceverete una sorpresa che non vi aspettate. Rispetto a una sinfonia incompiuta, io credo che sia la maturità raggiunta da parte di questa persona perché al vostro positivo vede il Papa. Le acquisizioni spirituali, una lezione spirituale che ha preso questa persona. E la vedrete questa cosa perché ve la prendete con calma e poi arriva questa sorpresa. Va bene? Appunto. Quindi ragazze mie e ragazzi, questo è ciò che riguardava l'amore nei prossimi giorni. Mi auguro che questa lettura vi abbia guidato. Io vi abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!